pista anche le vetture dell'International GT Open per la seconda sessione di qualifiche della stagione 2018. Si parte con la pioggia già protagonista pochi minuti fa nell'Euro Formula Open, Euro Formula e GT Open, serie correlate tra loro, qui con la vettura di Cristania Ramos, ieri con l'italiana alla guida, protagonista di tanti sorpassi, anche qualche contatto ha animato Fabrizio Cristani il pomeriggio portoghese. Guardate quanto è aumentata la pioggia, la scia che alzano le vetture GT3 impegnate in questo momento. Dicevamo, Fabrizio Cristani, già campione dell'International GT Open due stagioni or sono, proprio con la Lamborghini del team Lazarus qui inquadrata, e divide l'abitacolo con un altro campione dell'International GT Open, Miguel Ramos, pilota portoghese impegnato in questa sessione in pista. Lui vinse il titolo quando correva col team Theo Martin nel 2015 alla guida di una McLaren 650S, lo scorso anno una bella esperienza in Ferrari con Michael Mack, che ha vinto invece gara 1 ieri insieme a Alessandro Pierguidi, e adesso il ritorno al fianco, il debutto su una Lamborghini al fianco di Fabrizio Cristani, che è invece appunto insieme al team Lazarus è ritornato nell'International GT Open. Alle spalle proprio della vettura di casa Lazarus c'è la bellissima BMW M6, ieri in grande difficoltà col consumo degli pneumatici, questa pista era una di quelle da bollino nero, quarto posto portato a casa da Sarabia e Rueda, dunque hanno limitato i danni. Ha limitato i danni anche Giovanni Venturini in coppia con Jérôme Moul, olandese impegnato in questa sessione alla guida della Lamborghini Huracan GT3 di casa Imperiale, l'orgoglio della famiglia Lamborghini che ha avuto modo di vincere in solitaria il titolo nel 2017. Ieri hanno concluso al secondo posto, è risultata imprendibile la Ferrari 488 GT3 del Luzzi Racing, compagine americana al debutto assoluto nel GT Open e già autore della prima vittoria. La BMW di Juan Cruz Alvarez, compagno di squadra di Lorenzo Brau da Veiga, hanno come ingegnere Tom Davis, giovane ragazzo inglese che lavora, ha lavorato, tuttora lavora anche con McLaren nel campionato internazionale del costruttore di Woking, seguendo anche i progetti GT4, è protagonista con Stracca nel campionato Endurance e parteciperà alle gare dell'International GT Open proprio con Lorenzo Brau da Veiga. Tom era uno dei team manager degli ingegneri ai tempi del team Ocean di Tiago Monteiro, proprio con Tiago lo scorso anno era impegnato con Lorenzo Brau da Veiga. Tiago che salutiamo, purtroppo non è in pista in questa stagione per qualche problema di salute che sta comunque risolvendo. Tiago dovrebbe essere impegnato nel World TCR in alcune gare con la BMW M6, quindi il pilota portoghese che è sempre stato un amico del International GT Open. Qui invece siamo con Bradley Ellis, scatenato pilota d'oltremanica, ieri protagonista di un testacode e di un contatto, già nelle prove libere è andato molto molto veloce. Il team Optimum al ritorno in campionato riporta anche una BMW, una Audi R8 all'interno dell'International GT Open, dunque bello rivedere una vettura della casa degli Anelli sempre al via della stagione. Erano arrivati lo scorso anno a Barcellona per il gran finale e hanno deciso di continuare proprio con Bradley Ellis e con Oliver Wilkinson, due veri e propri personaggi, due pazzi veri nello stile inglese che animano il paddock del GT Open, e questo anche il bello del mondo GT, piloti più umani, più vicini alla realtà che non ai prototipi robot che siamo abituati a vedere magari in Formula 1. Tantissima, tantissima pioggia, infatti perde anche il punto di staccata in curva 1 Ellis, è aumentata notevolmente la pioggia negli ultimi minuti, dunque sarà difficile trovare il giusto compromesso. E debutta in maniera ufficiale in questa sessione intanto Ramos finisce in ghiaia, non riesce a ripartire il pilota portoghese di casa Lazarus, dunque probabilmente ci sarà una bandiera rossa per recuperare la Lamborghini Huracan GT3
del idolo locale. Ne approfitta intanto Jérôme Moule, eccolo qui inquadrato per andare a prendere il miglior tempo. C'è ancora bandiera gialla nel quarto, nella quarta curva, ma era già passato Jérôme, quindi non ci sono problemi per Lamborghini del team imperiale. L'olandese adesso davanti, dicevamo, al debutto di Riccardo Agostini, pilota padovano, che ieri purtroppo non ha potuto nemmeno compiere un giro perché la qualifica l'aveva completata il compagno Rick Broker, coinvolto poi in un contatto in curva 1. Dunque Riccardo è rimasto nel paddock senza avere la possibilità di salire in vettura. Agostini, campione della Formula 3 italiana nel 2012, l'ultimo anno in cui si è disputata la serie tricolore per vetture monoposto, dagli ultimi anni è uno dei giovani di riferimento del campionato. Sono rimasto sconvolto dalla presenza dei commissari in ghiaia senza la segnalazione. Diciamo, Agostini è un pilota nell'orbita Lamborghini ormai da 3 stagioni, impegnato nel campionato italiano lo scorso anno, vincitore di gare oltreoceano nonché della finale mondiale del super trofeo Lamborghini. Dunque un giovane che orbita nell'ottica della casa di Sant'Agata, lungo anche per Fioravanti. Il romano di casa Ombra è ripartito, era uscito nello stesso punto in cui era andata larga la vettura di Miguel Ramos. Ecco il replay che dimostra i motivi per cui eravamo scettici nel vedere i soccorsi in quel momento. La apprensione in casa Lazarus, riparte Miguel Ramos con un testacoda controllato dopo essere finito precedentemente in ghiaia. Grande impegno da parte dei commissari che con coraggio sono andati a prestare soccorso alla vettura di casa Lazarus. Viene data bandiera verde ora in curva 4, dove era uscito appunto Ramos e precedentemente anche Damiano Fioravanti. Fioravanti ieri autore di alcune fasi di bagarre con Nicolas Costa, brasiliano della VSR, dove chiaramente ha pagato un po' l'inesperienza, ma bravo nel portare a casa un buon risultato per il team Ombra al rientro nel GT Open, vincitori del campionato italiano lo scorso anno. Hanno deciso di fare il salto sulla scena internazionale tornando nella serie che li aveva visti già protagonisti negli scorsi anni, quando addirittura correvano ancora con le Ferrari, portando a debutto, se non erro, nella stagione 2013 anche Kevin Checon. Rientra intanto ai box Costantin Kalko, che si è issato in seconda posizione. Notevole il potenziale della Lamborghini in queste condizioni, perché alle spalle di Moule in pole per 369 millesimi c'è appunto Costantin Kalko, che è rientrato ai box, protagonista comunque della classe AM. Un altro dritto di Fioravanti, un po' di fatica per il pilota romano nel trovare la giusta confidenza con la vettura sotto la pioggia. Ha disputato solo una sessione di test collettivi alle Castellet Damiano prima di compiere il proprio debutto assoluto qui in Portogallo, dunque insomma normali fasi di adattamento per lui. Dicevamo, alle spalle di Kalko e Moule c'è anche Toby Sowery con l'altra Lazarus Tick, eccola qui inquadrata in fase di sorpasso in questo momento nella Mercedes di Ferdinand Habsburg. Stavo sbagliando, austriaci. 1.49.928, si migliora Sowery nonostante il confronto con Habsburg. Sfiorano il contatto i due in curva 1, mentre sfila anche Riccardo Agostini, che si è portato in seconda posizione a 157 millesimi da Moule. 4 Huracan davanti a tutti sotto la pioggia. Poi c'è la Audi R8 di Bradley Ellis e la Ferrari 51 di Alessandro Pierguidi, che ieri
condivideva l'abitacolo con Mikkel Mack, vincitori della prima corsa della stagione dell'International GT Open. Pierguidi si sta migliorando nel settore centrale, dunque vediamo come riuscirà a piazzarsi la Ferrari. Ferrari che sembrava imprendibile sull'asciutto ieri. Si migliora Alessandro Pierguidi, prende la sesta posizione precedendo Nicolas Costa, anche lui pilota brasiliano cresciuto all'interno del vivaio Lamborghini fra Super Trofeo e GT3. Ha trovato in Vincenzo Sospiri, proprietario della WS Racing, una spalla a cui appoggiarsi per migliorare. Continuiamo a seguire il giro di rientro invece di Riccardo Agostini, con Ruiz Alvarez alle sue spalle. In testa coda sempre in curva 4 la vettura di Mario Cordoni, è purtroppo insabbiata la AMG GT3, ci sarà bisogno dunque che i commissari diano nuovamente una mano. Viene data questa volta full corsiello da parte della direzione gara, dunque ci sarà bandiera gialla su tutto il circuito, nessuno dovrebbe potersi migliorare. Un peccato per Bradley Ellis, che stava completando un giro con i migliori settori personali al primo e secondo. Vanno i mezzi di soccorso a dirigersi verso la vettura di Mario Cordoni. Viene dato appunto il segnale di full corsiello. Si sono ripresi dopo un momento di defiance precedente commissari portoghesi, e questo ovviamente dà la possibilità a tutti quelli che sono ai box di svolgere, avete visto il cambio gomme in casa Teo Martin, il proprio lavoro con un po' di tranquillità in più. Bradley Ellis, che dicevamo era impegnato nel miglioramento del proprio giro, era entrato ai box. La grafica mostra la classifica in questo momento con Mull, Agostini, Sowery e Calco con delle Lamborghini di tre classi diverse davanti a Bradley Ellis, a Pierguidi, Costa, Alvarez, Borlenghi, Lianga a chiudere la top 10. Ramos continua a restare in pista, si cerca di non perdere tempo prezioso, dunque tutti i piloti che sono adesso in pista con la full corsiello attenderanno il momento che la vettura di Cordoni venga fatta ripartire in maniera tale da non dover compiere un altro giro di riscaldamento prima di potersi lanciare per segnare il miglior tempo in qualifica. Siamo quasi a metà di questa sessione, l'avremo verosimilmente superata quando si ridarà bandiera verde. C'è sempre Gerald Mull in vetta alla classifica. È ripartito intanto Mario Cordoni, dunque ottima prova da parte dei commissari portoghesi in questa sessione. Perde ovviamente Ghiaia, il pilota della vettura numero 24, va a rientrare ai box per dare modo ai tecnici del team Krypton di sistemarlo. Un equipaggio tutto italiano con Cordoni e Zanuttini che dividono l'abitacolo della Mercedes AMG GT3 iscritta alla classe AM. Qui è rientrato anche Alessandro Pierguidi ai box, stanno infatti rientrando tutti tranne Costantin Calco, che è invece uscito. Dunque ha deciso il pilota del team Bratislava, il giovane lituano, di tornare in pista. Divide l'abitacolo con Miro Konopka, che è il proprietario della squadra, squadra che arriva anche da esperienze endurance in Asia, in LMP2 ed LMP3. Viene data bandiera verde quando mancano 15 minuti e 23 alla fine, in macchina con Riccardo Agostini. Vediamo se riusciamo a cogliere, non riusciamo a cogliere nulla perché la inquadratura si allarga. Ritorna in pista Ferdinand Habsburg, pilota austriaco, ultimo rampollo della dinastia asburgica, appunto austriaca, pilota che divide l'abitacolo con un mostro sacro del mondo del GT come Jamie Campbell-Walter, unico pilota Platinum iscritto al campionato. I piloti vengono classificati dalla Federazione Internazionale in base a quello che è il loro potenziale e i risultati ottenuti. I piloti Platinum sono i vari campioni del mondo piuttosto che i piloti di Formula 1, i Gold sono vincitori di vari campionati
sono piloti estremamente competitivi e veloci. I Silver sono ritenuti i piloti più giovani, mentre gli AM sono i suddetti gentleman, dunque piloti che non hanno esperienza o che hanno superato il limite di età, di solito è fra i 45 e i 50 anni a seconda poi del campionato a cui si prende parte. Yadon Liang, che è il compagno di squadra di Raffaele Gianmaria, ieri coinvolto in un contatto con Fabrizio Crestani, dunque italiani sempre protagonisti nel GT Open, come l'inquadrata vettura dell'RS Racing di Daniele D'Amato e Andrea Montermi, ieri protagonisti di una gara incredibile, podio al debutto per la Ferrari 488 GT3, qui inquadrata con Montermini che si è giocato probabilmente parecchi jolly che aveva a disposizione per tutto il campionato tra contatti e sorpassi. Stessa cosa ha fatto anche Daniele D'Amato, giovane proveniente dal Ferrari Challenge, un contesto sicuramente diverso rispetto a un campionato internazionale come il GT Open, ma ha dato dimostrazione nella seconda parte di gara di non avere niente da invidiare ai piloti più esperti, dunque è riuscito a portare a casa un meritatissimo podio alle spalle di un'altrettanto italiana coppia composta da Mull e Venturini. Mull, nonostante sia olandese, è parte della famiglia Lamborghini, è parte del team imperiale, parla tra l'altro abbastanza bene italiano, dunque abbiamo il piacere di accoglierlo all'interno di questa considerazione italica degli equipaggi. In pista ancora Alessandro Pierguidi, sull'altra vettura di casa Luzzic c'è invece Alexander West, che divide l'abitacolo con Michele Rugolo, pilota che sarà impegnato nella seconda parte di gara, protagonisti sul podio anche nella classe Pro-Am. West e Rugolo ieri erano in seconda posizione quando purtroppo un contatto mandato in testa coda West mentre era in seconda posizione, regalando di base la vittoria della classe Pro-Am alla Mercedes AMG GT3 dell'SPS di Thomas Loncol e Valentin Pierburg. Ieri era l'unica gara della stagione in cui non erano applicati gli handicap, vale a dire delle aggiunte di tempo alla sosta imposta di 70 secondi che tutti i piloti devono compiere per cambiare pilota. Da oggi invece ci saranno 10, 15, 5 secondi aggiunti di handicap al tempo da spendere in corsia box, e poi dalle Castellet, secondo appuntamento del campionato inizio maggio, si inizierà anche a lavorare di tattica e strategia per la vittoria del campionato, perché Giovanni Venturini lo sa, ha vinto solo all'ultima corsa di Barcellona la gara battendo la concorrenza diretta della BMW M6 di Fran Roed e Victor Boveng. Boveng non è più parte del campionato, corre nella serie tedesca adesso con BMW, mentre al posto dello svedese è arrivato Andres Saravia, pilota guatemalteco che è cresciuto comunque nel vivaio di piloti di GT Sport, avendo preso parte all'Euro Formula Open quando era ancora Formula 3 col team RP Motorsport. Ormai tre stagioni or sono, anche quattro, il tempo passa per tutti, lo diceva anche Max Pezzali. Passa anche per Ferdinand Habsburg, che deve però cercare di trovare un giro pulito perché l'austriaco è solo in 20ª posizione adesso, davanti a Cordoni che è rientrato ai box dopo l'uscita e a Luis Silva. Rimane ai box anche Jérôme Mull, che si lancia, eccolo, esce proprio adesso il pilota olandese, no, in PT, quindi resta fermo il pilota olandese di casa imperiale. Giorgio Ferro ha evidentemente ritenuto opportuno di non rimandare in pista l'olandese, ma questo però costa la pole position provvisoria a Toby Sowery, a favore di Toby Sowery, che in 1.49.487 scalza per soli 92 millesimi Mull, dunque verosimile vedere tra poco, eccolo qui Habsburg che finisce lungo in curva 5. Dicevamo, deve cercare di trovare il ritmo il pilota austriaco, perché ha sicuramente il potenziale per potersi esprimere ai più alti livelli di competitività della serie. Non deve essere facile comunque nemmeno per lui al debutto su una vettura GT prendere confidenza con queste situazioni. Eccolo qui Sowery che continua a migliorarsi, era già stato autore del miglior tempo nelle prove libere di venerdì. Toby Sowery divide l'abitacolo con Giuseppe Cipriani, pilota
veneziano gentleman nel vero senso della parola, è un signore, Giuseppe Cipriani, di altri tempi, con valori e modi di fare che poco hanno a che vedere col motorsport moderno, una persona sempre estremamente piacevole da incontrare, uno dei più grandi imprenditori del nostro paese, ha deciso di fare il passaggio in GT in questa stagione, dopo che per anni era rimasto a mettere in riga dei ragazzini nelle monoposto, ha corso solo nelle ultime stagioni in AutoGP e World Series, riportando il nome del barone rampante lo scorso anno in World Series, e poi la decisione insieme ai suoi tecnici di fiducia, Ferdinando Ravarotto, Modesto Benegiamo, che si occupa della parte più sportiva dei progetti corsa. Intanto un lungo di Pierguidi, sempre in curva 5, era riuscito comunque intanto l'italiano a portarsi in terza posizione, però a 8 decimi da Sowery, e dunque Cipriani, che vedremo impegnato nella seconda parte di gara, ieri purtroppo coinvolto in un contatto nelle prime battute. Qui Habsburg continua a lanciarsi, ha recuperato fino all'undicesimo posto il pilota austriaco, posizioni che decisamente gli competono, più della 21esima in cui era precedentemente. Aumenta però la pioggia, è rientrato ai box Riccardo Agostini, che aveva recuperato fino al quarto posto, 1:49:736 il tempo del padovano, a 9 decimi da Sowery, con Mull adesso in pista, che ha completato il giro di lancio. Vediamo se riuscirà a migliorarsi, con però, vedete, anche visivamente c'è molta più pioggia. Sowery che sfila Ramos che dopo il testa coda iniziale ha recuperato fino al decimo posto. Sowery che ha la pole della classe AM, sfila anche all'interno di Costa Toby Sowery, che continua a spingere ma difficilmente migliorerà la propria pole position. 1:48:824 il tempo da battere dell'inquadrata Lamborghini numero 28 di casa Lazarus. Continua comunque il proprio giro l'inglese, infatti 1:50:07 il rilevamento cronometrico, si sposta verso la traiettoria interna. Guardate quanta acqua si alza dalle ruote della Lamborghini Huracan GT3 del team Lazarus, guidato da Toby Sowery. Fabrizio Crestani, che insieme a Modesto Veneggiamo e Tancredi Pagiaro segue le attività dal ponte di comando del team Lazarus. Quando mancano 6 minuti alla fine anche Riccardo Agostini, con Sowery che continua a migliorarsi, dunque questa anche l'occasione magari per Jérôme Mull per provare a dare l'attacco alla pole position, come anche ci proverà Pierguidi. Invece sono rientrati ai box Costantin Calco e Bradley Ellis, come anche Damiano Fioravanti, un po' in difficoltà in romano del team Ombra, ma c'era da aspettarsi in condizioni così difficili, non è sicuramente facile per lui, non lo è per nessuno, soprattutto per un pilota che non ha mai avuto la possibilità di girare col bagnato, se non con un po' di pioggia nella prima sessione di Le Castellet ai test collettivi, ma chiaramente le condizioni sono estremamente diverse rispetto al vero e proprio diluvio che è arrivato qui in Portogallo per il primo round della stagione 2018 all'International GT Open. Viene intanto cancellato il miglior tempo di Daniele Di Amato, in tredicesima posizione in questo momento, per aver superato i limiti della pista in curva 7:13, dunque tutto da rifare per il 27enne pilota italiano, mentre un lungo di Juan Cruz Alvarez, che occupa solo la 14esima posizione con la BMW M6 di casa Teo Martin. Stesso discorso di Fioramanti, buona prova sull'asciutto, ma questa pioggia sicuramente non mette a proprio agio i piloti con minore esperienza. Viene data comunque adesso bandiera verde, alle sue spalle c'è Jérôme Mull, che deve
cercare di completare un giro che le dia la possibilità di recuperare i 755 millesimi di ritardo da Toby Sowery. Il replay della regia che mostra proprio l'uscita di Alvarez, che arriva lungo alla staccata di curva 8. E il testa coda intanto della vettura numero 71 di Alexander West in curva 1 rimane ai box Konstantin Kalko. Qui ancora Toby Sowery si migliora leggermente nel settore centrale. Martin Conrad con la vettura numero 74, un'altra Mercedes AMG GT3. Tante le Mercedes AMG nelle classi AM e Pro AM, per la prima volta grazie proprio a Jamie Campbell-Walter e a Ferdinand Habsburg abbiamo una Mercedes AMG GT3 nella classe Pro. Dunque nel corso di questa stagione vedremo come la casa di Stoccarda si approccerà alle più blasonate invece vetture di Lamborghini e Ferrari, che da sempre hanno fatto la storia dell'International GT Open. Ancora un dritto di West, condizioni abbastanza proibitive per i piloti della classe AM, queste in cui vediamo anche i professionisti fare fatica. Solo Sowery è riuscito a dare uno strappo netto approfittando delle migliori condizioni della pista nel momento in cui stava girando. Ecco inquadrato anche Riccardo Agostini con la seconda Lamborghini di casa imperiale. Il pilota padovano si stava migliorando nel primo settore, ma poi trovato davanti a sé la BMW di Alvarez nel tratto centrale. 2 minuti e 48, dunque ancora due possibilità di miglioramento per Agostini, che cercherà o di prendere spazio adesso o di sopravanzare subito Alvarez per un altro giro. 1.50 e 2, perde mezzo secondo Agostini alle spalle della BMW. Questo in corso possa essere un giro buono per Riccardo, che è proprio negli scarichi della BMW di Alvarez, che non sembra voler cedere strada al padovano. Una fase molto molto complicata con davanti a loro anche la Mercedes di Luis Silva, la vettura numero 99 di Sports & New. Sports & New, compagine portoghese di casa, ieri vincitori nella classe AM, che si avvale con un tocco di orgoglio e di italianità del supporto dell'ingegnere Andrea Mancini, uno degli storici ingegneri che hanno costruito la storia del International Draco Racing in World Series. Agostini capisce che deve dare strada ai suoi avversari per trovarsi un giro libero, lascia passare entrambe le BMW di Alvarez e Saravia. È in nona posizione il pilota guatemalteco, mentre noi indugiamo sulla BMW di Alvarez. Toby Sowery intanto rientra in pit lane, spera dunque il fatto che nessuno possa migliorare il proprio tempo e che non migliorino nemmeno le condizioni della pista. ...50 secondi ormai alla conclusione di questo turno, ai box anche Alan Kodair, Konstantin Kalko, Alessandro Pierguidi. Dunque decide il pilota italiano campione del mondo endurance di non sferrare un ultimo attacco alla pole position, in questo momento saldamente nelle mani di Toby Sowery. Proverà un ultimo disperato attacco a Riccardo Agostini, adesso in percorrenza del primo settore. Dunque il padovano cercherà di recuperare l'abbraccio ovviamente con Giuseppe Cipriani, suo compagno di squadra, perché Toby Sowery dopo il miglior tempo nelle libere di venerdì si porta davanti a tutti in questa seconda sessione di qualifiche al circuito di Estoril con la pioggia, mentre si celebra il risultato anche Fabrizio Cressani si complimenta. Rientra Alessandro Pierguidi anche ai box del Luzzi Racing, terza posizione per lui, sventola adesso
la bandiera a scacchi. Vediamo come si comporrà questa classifica finale, 23-1 nel settore centrale sia per Riccardo Agostini che per Bradley Headless. Qui Miguel Ramos con la seconda Lamborghini di casa Lazarus, undicesima posizione per il pilota portoghese sul circuito di casa. Ci tiene ovviamente Miguel a migliorarsi, lo fa nel primo e secondo settore, riuscirà a recuperare qualche posizione in rettilineo. Guardate, ormai non si alza quasi più nella traiettoria centrale l'acqua. Ramos 1.51, 115, migliora la prestazione ma non la posizione. La soddisfazione di Toby Sowery per questa prima pole position nell'International GT Open. Non sta migliorando a livello assoluto nessuno in pista, ancora Mull e Agostini con le Lamborghini di casa imperiale in seconda e quarta posizione rispettivamente, l'olandese e il padovano. Gli slow-mo ci mostrano appunto Jaron Mull che è rientrato ai box, dunque non cambia la classifica. Qualifica dell'International GT Open che decreta dunque la prima pole position stagionale per Toby Sowery e per la Lamborghini, arrivata a sorpresa dal team Lazarus e non dal team Imperiale, che invece è il campione in carica, ma è stata campione del GT Open nel 2016 anche il team Lazarus. Dunque sfida fra titani per quanto riguarda le vetture di casa Imperiale. Eccola qui riepilogata la classifica, una prima fila tutta appannaggio della Huracan GT3. Pier Guidi si è messo in mezzo a disturbare il terzetto di vetture della casa bolognese. È in seconda posizione, in prima posizione Sowery è anche il poleman della classe Pro Am, con Bradley Headless quinto, con l'Audi secondo di questa speciale classifica, e Konstantin Kalko clamorosamente sesto tra i piloti di classe Am. Dunque una bella composizione della griglia di partenza per la gara di questo pomeriggio. In difficoltà le BMW, lo erano anche sull'asciutto, dunque la pioggia ha evidentemente enfatizzato ed evidenziato queste problematiche, con Alvarez dodicesimo e Thiago Marquez in ventesima posizione, compagno di Marzio Basso. L'appuntamento per l'International GT Open è con la gara di questo pomeriggio che scatterà alle 13.15, quando non sapremo ancora come sarà la situazione meteo per questa gara.